Buongiorno a tutti, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, 12:29 minuti, oggi è mercoledì 19 maggio e siamo qua in diretta come sempre per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto coloro, tutti colori, tutto quello che fa grande la nostra città. Il mercoledì è il giorno in cui di solito ci colleghiamo con Milano Integra, con Albi Oxa e tutta la realtà di Milano Integra. Quest'oggi Albi ci ha mandato un piccolo contributo perché non può collegarsi, ma ce lo spiega direttamente lui dalla viva voce di Albi Oxa. Ciao Milano News, ciao Fabio. Okay. Oggi vi inviamo questo video da una località segreta qui a Milano che riveleremo la prossima volta, perché stiamo lavorando a un nuovo progetto e saremo super entusiasti di condividerlo con voi. Quindi state pronti, ci vediamo il prossimo mercoledì. Un saluto a tutti da Milano Integra. Allora staremo a vedere mercoledì prossimo appunto dove è andato a cacciarsi Albi Oxa e dove Milano Integra e cosa sta facendo. Lo vedremo appunto mercoledì prossimo, sempre qui in diretta su Milano News all'interno di Good Morning Milano del mercoledì, appunto nello spazio dedicato a Milano Integra. Quest'oggi allora parliamo invece di un festival. Una parola che avevamo dimenticato l'esistenza e il significato, ma per fortuna qualcosa torna a esistere e uno di questi è il WeWorld Festival. Ne parliamo insieme a Greta Nicolini che è collegata con noi. Buongiorno Greta, grazie di esserti collegata con noi. Buongiorno, grazie mille per avermi invitata. Allora Greta, ci porti già una bella notizia, cioè il fatto che ci sia un festival fa sperare tanti che finalmente si possa ricominciare un minimo a vivere, ad avere anche dei momenti belli e intelligenti da spendere in giro per la nostra città. Il WeWorld Festival arriva alla 11ª edizione, quindi insomma un festival che abbiamo già imparato a conoscere noi milanesi, ma che insomma spiegaci bene che cos'è dal 2010 il WeWorld Festival, che cos'è? Allora, il WeWorld Festival è una manifestazione che appunto da oltre 10 anni WeWorld, che è un'organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in Italia e nel mondo, ha deciso di portare nella città di Milano. L'idea è quella di parlare per 3 giorni di diritti delle donne, diritti negati, diritti conquistati, e farlo attraverso non dei comizi ma dei linguaggi immediati, per cui c'è da sempre tanta arte, tanta fotografia, film e incontri con protagonisti di cambiamento. Anche quest'anno chiaramente, come dicevi bene tu, abbiamo rischiato di non riuscire a farcela, quindi abbiamo rischiato di non poter portare il nostro festival come già l'anno scorso, ma abbiamo deciso di rischiare e di sbarcare nell'11ª edizione con una formula completamente nuova, per cui tutto il festival sarà anche in streaming sulla pagina Facebook di WeWorld e il sabato e la domenica ci saranno tantissimi eventi in presenza, eventi di circa 45 minuti l'uno che si alterneranno tra dibattiti, talk, performance, reading e anche degli spettacoli live, perché soprattutto durante le serate avremo una performance live dei Pozzolis, avremo un momento monologo favole con l'asterisco con Massimiliano Loizzi, avremo alla serata finale un reading con una chiacchierata con l'attrice Valeria Solarino che porterà un brano inedito. Insomma, ci sarà tanto da vedere, da ascoltare, tanto su cui pensare, e quello che noi speriamo è che attraverso questi 3 giorni ci si possa anche un po' commuovere, ma anche fare qualche risata, perché appunto crediamo che sia proprio un modo per sensibilizzare, anche quello di portare contenuti più leggeri per parlare questo, dei nostri temi. Questo credo è un tema interessante, perché appunto di base il tema non è semplice, però cercate di non semplificarlo, perché non è minimamente nel vostro intento quello di semplificare, ma di renderlo però diciamo appetibile ai più, cioè di riuscire a farlo arrivare a più persone possibili, riuscire a toccare il tema da più punti diversi in modo che chiunque riesca a capirlo e finalmente magari anche a migliorare le cose, no? Mi sembra questo un po' il vostro modus operandi, giusto? Sì, la nostra idea è quella di, attraverso appunto linguaggi più immediati, quello di arrivare a
con forza a un pubblico più ampio possibile, quindi non solo quello che è interessato ai nostri temi. Questo è il motivo per cui all'interno del festival tantissima parte la fa la fotografia. Avremo la mostra fotografica a tempo sospeso con le foto di Francesca Volpi, con un allestimento straordinario, davvero immersivo nei campi informali libanesi, dove le donne siriane, le loro famiglie, la loro comunità vive spesso da oltre un decennio. Ma avremo anche le foto di Arianna Arcara, che ha conosciuto le adolescenti con cui lavoriamo sul territorio, nelle periferie italiane, e le foto altrettanto potenti di Vincenzo Montefinese, che è stato insieme a noi nell'Agropontino a conoscere le donne che lavorano come braccianti nei campi e che vengono per questo sfruttate doppiamente. Ma non solo, appunto, come dicevamo prima, c'è tutto il tema dei live, ma anche progetti speciali. All'interno della 3 giorni presenteremo ad esempio la web series Everyday, che abbiamo realizzato con Alberto Malanchino, l'attore che fa un po' da elemento di congiunzione di tutti questi episodi, dove parliamo di società inclusive e di prime e seconde generazioni che già vivono fianco a fianco, per raccontare una Italia diversa, anche questa sempre con un'ottica di genere. Per cui sì, l'obiettivo è proprio quello di andare a raccontare e a parlare di diritti delle donne, di stereotipi, che è proprio il tema di questa edizione, attraverso tanti progetti diversi e tanti ospiti diversi. Sì, come dicevi, non è solo donne in realtà, nel senso che poi appunto vedo che si spazia molto, ormai è sempre molto intersezionale, no? La faccenda quando si va a cercare di parlare di diritti soprattutto, credo, giusto? Sì, assolutamente, tanto è vero che noi parleremo di body shaming, in generale di come il corpo molto spesso sia vissuto come una dittatura, lo faremo con Jennifer Guerra, con Fumetti Brutti, con la Righetti, ma lo faremo anche, sempre questo tema, che è un tema per noi molto importante, in un altro talk il sabato in presenza con Carlotta Vagnoli, Sara Ventura e l'attrice Vittoria Schisano. Questa è una delle declinazioni dello stereotipo che noi portiamo, perché poi invece ci saranno momenti dedicati, per esempio, alla maternità. Avremo insieme a noi Benedetta Barzini, insieme al duo di vlogger Mamma di Merda, per cui questa tematica degli stereotipi vogliamo renderla molto diversa. Poi parleremo anche di violenza di genere, chiaramente, e quindi abbiamo invitato Marina Di Guardo, che ha appena scritto un libro su questo tema. Parleremo di abusi, di società da cambiare, parleremo anche di cambiamento climatico, per esempio, e anche questo è un tema molto interessante, perché anche sul tema del cambiamento climatico c'è una ricaduta di genere estremamente diretta, sia perché sono le donne, soprattutto giovani, quelle più attente a tutte le questioni del cambiamento climatico, sia perché in alcuni paesi sono proprio le donne le principali vittime degli effetti del cambiamento climatico. Quindi, insomma, anche questo tema rientrerà nel nostro palinsesto. Prima parlavi del vostro pubblico, no? Avete il vostro pubblico classico, ma con il festival cercate di allargarlo, di arrivare ad altri pubblici. Chi sono queste persone a cui vorreste arrivare? Allora, negli anni abbiamo provato ad allargare un po', appunto, il pubblico che ci ha sempre seguito, che continua a farlo, cercando di raggiungere anche i ventenni, i trentenni, cioè un pubblico più giovane e spesso più portato a azioni di attivismo, quindi perché appunto la nostra organizzazione, che appunto oltre a fare eventi di sensibilizzazione ha tantissimi interventi sul territorio e fa anche molta advocacy per produrre cambiamento, ha davvero bisogno di avere intorno un pubblico potenziale che possa aiutarci a sostenere le nostre cause, le nostre battaglie. Questo è anche il motivo per cui all'interno del palinsesto ci sono anche momenti pensati per un pubblico più giovane. Non è quello che ha sempre seguito il nostro festival, ad esempio. Abbiamo due momenti, per esempio, anche molto belli, su come con due foto editor, Renata Ferri, la foto editor di Io Donna, e Manilla Camerini, la foto editor di La Repubblica delle Donne, dove entrambe in momenti diversi racconteranno come anche attraverso i media l'immagine stia cambiando e danno il loro contributo per
per la creazione di un immaginario del sé che parta da altre radici. E quindi anche questo, secondo me, è un punto molto interessante. 11 edizioni, immagino avete voglia anche di fare la dodicesima sicuramente. Che cosa vi spinge ogni Allora, anno a rifarlo? ci spinge il fatto che non si debba mai abbassare la guardia. Questo è stato un anno tosto per tutti, ma come abbiamo dimostrato anche attraverso delle indagini che abbiamo realizzato dall'inizio della pandemia, quelle che hanno pagato il prezzo più alto sono state proprio le donne. Per cui, lungi dall'aver conquistato e mantenuto tutti i diritti, insomma, che crediamo dovrebbero essere alla base di una società inclusiva, è fondamentale continuare a parlarne e soprattutto a provare a proporre modelli diversi che possano andare a superare gli stereotipi che ancora contraddistinguono la nostra società. Questo è il motivo per cui parliamo di una maternità che non sia da spot pubblicitario, parliamo di corpi che possono essere come vogliamo, parliamo di favole che non devono per forza avere il principe che salva la bella, parliamo delle muse, per esempio, che nel nostro immaginario erano le belle, mute per eccellenza, e invece erano personaggi straordinari, artisti a loro volta. Insomma, ci sono tanti spunti di questo tipo all'interno e crediamo che sia necessario non smettere mai di parlarne. Ecco, non smettere mai di parlarne, dicevi appunto non abbassare mai la guardia sul tema. In questi 11 anni però com'è cambiato il mondo, diciamo, intorno a questo tema? Allora, sicuramente abbiamo trovato un terreno più fertile negli ultimi anni, nel senso che il fatto di continuare a parlarne, a fare campagne anche di sensibilizzazione, soprattutto contro la violenza sulle donne, ha fatto sì che questo tema entrasse in qualche modo nell'agenda pubblica, anche quindi delle istituzioni e dei media. Questo è estremamente importante. Allo stesso modo, sappiamo che la maggior parte degli stereotipi non sono ancora superati, la nostra è una società molto patriarcale, su cui alcuni cambiamenti arrivano ancora con grande resistenza. E quello che noi come WeWord vogliamo fare, insomma, facciamo da quasi un decennio con questo festival, ma anche con le tante campagne che facciamo di sensibilizzazione, è quello di coinvolgere non solo un pubblico femminile, ma anche un pubblico maschile nel parlare di queste tematiche, perché soprattutto per quanto riguarda la violenza contro le donne, spesso è una violenza agita dall'uomo sulla donna. E quindi è fondamentale che siano anche gli uomini a prendersi carico di questo problema, a sentirlo come un problema proprio e aiutarci in questa battaglia, in questo cammino. Ricordaci un attimo i protagonisti appunto di questo festival e che cosa potremo vedere grazie a tutto un parterre molto molto nutrito di ospiti che avrete. Allora, sono tantissimi, spero di non dimenticarmi qualcuno. Avremo Sara Ventura, Carlotta Vagnoli, Valeria Solarino, i Pozzoli Family, Massimiliano Loizzi, avremo Alberto Malanchino, Viola Di Grado, Antonella Lattanzi, Elvira Serra, Elisa De Francisca, Corinna De Cesare, Emanuela Zuccalà. Insomma, sono davvero tantissimi i protagonisti di questa edizione, molto diversi tra loro, e quindi quello che abbiamo proposto è davvero una pluralità di temi. Abbiamo anche Tiziana Ferrario, abbiamo Rita Armeni, avremo Java Scego in collegamento. Insomma, è un'edizione che abbiamo rischiato di non fare, che faremo in presenza, pur sapendo che l'emergenza non è finita e che quindi dobbiamo essere molto attenti su tutto quello che sono le precauzioni Covid, ma è un'edizione che secondo me è la più bella di sempre. Ricordaci allora bene come e dove venire a visitarla, a conoscerla oppure come fare da casa. Allora, sul nostro sito trovate weworld.it/weworldfestival, trovate tutte le indicazioni per potersi registrare ai singoli momenti del festival. La registrazione è importantissima perché è obbligatoria, questo ci consente di effettuare il tracciamento eventuale se dovesse succedere qualcosa, ma soprattutto di garantire che la capienza sia di un terzo rispetto alla sala che abbiamo a disposizione.
per cui tutti i nostri ospiti saranno distanziati, ci sarà l'obbligo di mascherine e chiederemo a tutti di disinfettarsi le mani, prima di accedere ai posti a sedere, e la sala sarà sanificata continuamente. Per cui diciamo che uno dei punti più importanti di questa edizione è proprio il garantire la sicurezza di tutti i nostri ospiti. Per chi non è a Milano o non se la sente di venire fisicamente, tutto il festival sarà anche in streaming sulla pagina Facebook di WeWorld. Potremmo vedere qualsiasi cosa grazie al vostro streaming. Una cosa Grazie. che forse non potremmo vedere dello streaming, quindi meglio prenotarsi per venire a vederlo, invece è quella mostra che mi dicevi, Tempo Sospeso, una mostra fotografica che dicevi è proprio volutamente fatta per farci Per immergere completamente nella immergersi, storia, sì, giusto? nella situazione che le donne siriane che vivono questo conflitto ormai da 10 anni, vivono in Libano. Siamo andate a incontrarle con Francesca Volpi nei campi informali dove noi lavoriamo per portare aiuti umanitari, e abbiamo raccontato attraverso questi scatti e un allestimento davvero molto immersivo la realtà che doveva essere precaria, che invece è diventata quanto mai duratura. Le storie sono molto forti, sono molto toccanti, ci sono anche delle interviste video che accompagnano l'allestimento della mostra, davvero un'occasione secondo me imperdibile per conoscere una realtà di cui si è tanto parlato, ma di cui ancora si conosce molto poco. Allora, siamo quasi in chiusura. Ricordaci bene, allora, tutte le coordinate, gli orari, le date e i luoghi. Allora, 21-23 maggio al Base di Milano, prenotazione obbligatoria dal sito di WeWorld, weWorld.it, e in streaming tutti gli appuntamenti a partire dal 21 maggio al mattino alle 10:30 in streaming sulla pagina Facebook di WeWorld. Grazie ancora per averci dato la possibilità di raccontare il nostro evento. Allora, noi siamo molto contenti appunto che nonostante l'anno passato sia saltato, quest'anno finalmente siete riusciti Sì. a rifarlo, quindi un grandissimo in bocca al lupo per tutto quello che saranno Grazie. questi prossimi giorni, speriamo con tanta gente distanziata, con la mascherina e tutto, ma con una bella affluenza così che si possa anche tornare a far vedere, a far vivere la nostra città. Ricordiamo, abbiamo messo i link nei commenti a questa diretta per appunto sapere di più, approfondire anche il programma del WeWorld Festival. ancora. Greta, grazie a te, grazie mille, tienici aggiornate qualunque cosa farete di nuovo, noi siamo qua pronti a darne conto. Volentieri, noi vi aspettiamo durante i 3 giorni del festival. Grazie mille davvero a Greta Nicolini, WeWorld Festival, grazie mille davvero Greta, buona giornata a te. Grazie. Arriva sempre poi quel momento durante Good Morning Milano in cui arrivano le foche parlanti. È un'incursione poetica la loro, è l'utilizzo della parola, ma non solo, perché oggi ne vedremo delle belle. Oggi è il momento di Alice Bertolasi. Promessa al silenzio, scivolo di un'altalena senza fratelli, nera di ombre, ricalcata da terra su carte veline. Anche i segnali stradali si inchinano al dono di avere portato carezze agli sguardi distratti dei viaggiatori. Non mi chiedere perché ti ascolti, non mi Alice Bertolasi, le foche parlanti, l'incursione poetica di oggi. Come sempre,
3 giorni a settimana all'interno di Good Morning Milano potete rivivere queste emozioni grazie appunto alle parole, e non solo come avete sentito oggi, delle foche parlanti. Un poetry club che potete trovare su Facebook e su Instagram se cercate i profili delle 3 foche parlanti, quindi i profili personali sono fatti apposta per entrare in contatto con questo poetry club che vedremo tornare sicuramente anche a fare serate dal vivo all'interno della nostra città. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito anche quest'oggi, 12:48 minuti. Finisce qui la puntata di oggi, mercoledì 19 maggio, di Good Morning Milano. Noi ci vediamo venerdì, sempre qui in diretta, ma ancora di più domani sera. Ma tutta la programmazione appunto di Milano All News la potete trovare sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito. Buona giornata, arrivederci e a presto.